Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Ho parlato nelle precedenti puntate di Cigno Nero e ho parlato del fatto che una teoria non è mai giusta, perché non sapremo mai se tutti i cigni sono bianchi. Mi riferivo al fatto che a un certo punto nel Settecento, quando gli inglesi andarono in Australia, scoprirono che non tutti i cigni, come loro pensavano in Inghilterra, erano bianchi, ma scoprirono appunto the black swan, cioè il cigno nero. E di lì in strategia rimane la teoria del cigno nero, cioè dell'evento imprevedibile, che oggi si applica per spiegare in economia il concetto appunto della crisi economica da Covid. Cosa possiamo farci? Non l'avevamo previsto. Questo vi racconto. Invece, io dico e scrivo, la sola differenza tra l'economia e l'astrologia è che la seconda non può essere confutata a causa delle ipotesi ausiliarie che entrano in gioco, dicevo ieri. Questa è la base della demarcazione tra scienza e assurdità, il cosiddetto problema della demarcazione. Proseguo. Autorevoli esponenti dell'economia del secolo scorso, come John Maynard Keynes, giungono a conclusioni non dissimili. Di certo, io credo che questo sia lo spirito degli scienziati. Di conseguenza, affermo che nell'economia umanistica ci debba essere spazio per ogni tipo di pensiero etico, compreso evidentemente anche quello religioso, per la sola ragione del fatto che io sono certo di non avere la verità in tasca. E quindi ascolto quella degli altri. Allora, questa è la pillola di oggi. Cioè, una volta che noi accettiamo di non avere la verità in tasca, qui non possiamo dire, no, l'economia non può dibattere di questioni etiche perché una scienza esatta è una scienza fatta di matematica, di equazioni. Queste sono balle, queste sono infamanti fandonie. Voi raccontate una cosa non vera. E cioè che le scelte economiche non debbano essere inficiate da un dibattito etico. È esattamente l'opposto nella mia visione di economia, della mia visione di economia umanistica. Perché? Perché in realtà le scelte economiche impattano sempre sulla distribuzione della ricchezza sociale e quindi hanno sempre un impatto etico. E non possiamo ragionare soltanto come fa l'economia capitalistica di efficiente o non efficiente. Ma dobbiamo reintrodurre in economia anche un'altra chiave di lettura, che è giustizia o ingiustizia. E se noi applicassimo questa seconda chiave di lettura, capiremmo che il sistema capitalistico è profondamente sbagliato. Ed ecco perché io voglio contribuire a distruggerlo. Per questa seconda chiave di lettura. Perché noi in Italia, per esempio, oggi, con questo neoliberismo sfrenato, stiamo distinguendo tra cittadini di serie A e di cittadini di serie B. Quelli che non patiscono la fame per il Covid e quelli che invece la patiscono. Non è un problema di efficienza, è un problema di giustizia. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.